Buonasera e benvenuti alla quarta live di Casa Caccia. Sono sempre qui insieme al mio fedele compagno di avventure Andrea Arceci e ovviamente anche questa sera avremo una puntata veramente scoppiettante, giusto Andrea? Ciao Martina, buonasera a te, buonasera a tutti gli amici che ci stanno seguendo. Abbiamo, come hai detto benissimo, una puntata ricca di tanti ospiti. Andremo da nord a sud, da est a ovest, attraverseremo l'Italia insieme alla nostra live e li uniamo tutti quanti qui nella nostra casa caccia. E ovviamente noi invitiamo a partecipare tutti voi che ci state seguendo, ad interagire con noi attraverso le chat, a fare domande ai nostri ospiti, e anche perché insomma questa sera abbiamo una puntata veramente veramente ricca di tantissimi personaggi. Quindi io direi, Andrea, di iniziare, anche perché inizieremo con un argomento un po' che ci tocca particolarmente da vicino, non solo il nostro settore, ma gran parte dei settori economici del nostro paese e mondiali. Vogliamo dire di cosa si tratta? Giusto, Marti, hai detto bene, è qualcosa che ci tocca da vicino, che è successo, lo saprete già, è successo la settimana scorsa, in quello degli Stati Generali, in cui Conte ha riunito attorno a questo tavolo tanti esponenti, come dite, del mondo economico per la ripresa dell'economia dopo il Covid, post-Covid, alla quale sono stati convocate delle associazioni ambientaliste e animaliste, le quali hanno fatto delle proposte, come già sapete, sei punti, soprattutto uno di loro ha proposto sei punti che sono agghiaccianti, definiamoli agghiaccianti, preoccupanti, e che toccano non solo il settore della caccia, ma anche tutto il settore rurale e parecchi di settore economico. Ricordiamo che vanno a toccare il PIL del prodotto interno lordo, che l'1% è solo della caccia. Pensiamo poi che la facciamo non da soli naturalmente, ma abbiamo chiesto l'aiuto del presidente nazionale della Federcaccia, Massimo Buconi, che doveva essere qui live con noi stasera, ma che per un impegno di una riunione straordinaria ci ha chiamato circa un'ora fa, pochi minuti fa, ci ha detto che non poteva essere live, e allora ci ha lasciato un'intervista che vedremo tra poco, sempre dopo la nostra sigla. We'll be right back.
Allora Andrea, io direi di andare subito al dunque, anche perché sono argomenti importanti che vanno assolutamente affrontati e se ne deve parlare, soprattutto noi nel nostro mondo, e quindi vediamo subito il contributo che ci ha lasciato il presidente Massimo Buconi. Grazie per essere con noi e intervenire nella nostra trasmissione. Grazie a voi, buonasera. Grazie. Ecco, Presidente, ricordando quello che un po' è accaduto la settimana scorsa, dove il governo insomma si è riunito, dove il governo si è riunito in questi stati, in questi famosi stati generali, dove sono intervenute queste associazioni ambientalistiche, e quali sono i rischi poi veri che corriamo, che corre il mondo venatorio, il mondo rurale, causati da questi interventi? Guardi, il problema non è un singolo atto. Io capisco ovviamente benissimo, come ognuno di noi, che di fronte alle emergenze che sta vivendo il paese, insomma, le terribili crisi sanitaria, economica, sociale, di istruzione e quant'altro, cioè, non ho certamente la pretesa, né siamo così sciocchi di pensare che le attività, diciamo così, ascritte al tempo libero o la caccia possono essere in vetta all'agenda di un governo. Ci mancherebbe. Quello che ci risulta però infatti strano è che vengono convocati stati generali per parlare di una cosa serissima, il rilancio dell'Italia. Per carità, tutti hanno titolo, ma guarda caso qualcuno è più uguale di qualche d'un altro, e quindi vengono invitate alcune associazioni, in questo caso alcune associazioni animaliste ed ambientaliste, al tavolo del rilancio dell'Italia. Mi viene da pensare che tutte coloro, come categorie che non sono invitate, non sono state invitate a questo tavolo, siano coloro che non vogliono rilanciare l'Italia o siano un problema per il rilancio dell'Italia. Non voglio pensare questo, ho inteso dar voce forte a un senso di protesta, perché in Italia ormai sono troppi anni che in questa materia non abbiamo più una laicità del governo. Io credo che una caratteristica delle democrazie, quelle più evolute, sia la laicità dei governi rispetto a delle problematiche. Questo non significa che i governi non debbano avere un'anima, che i governi non debbano avere una politica, sono espressioni di maggioranze, sono espressioni di forze politiche, ci mancherebbe. Però di fronte appunto alle problematiche, io sono perché lo Stato sia laico. Noi non abbiamo bisogno, non reclamiamo governi, una politica, un Parlamento tifoso, favorevole all'attività venatoria. Il problema è che chiediamo che non venga fatta attività contraria, che vengano affrontate, diciamo così, tra virgolette, le problematiche con la possibile obiettività. Tutto qua è un insieme di cose, è un insieme di cose surrettizie. Qui ormai non si perde occasione da parte di alcuni, facendosi forza, di essere particolarmente ascoltati, specialmente in alcuni ministeri. Mi riferisco al Ministero dell'Ambiente, che pare particolarmente sensibile, avere orecchie particolari per le istanze del mondo animalista, talvolta anche di quello ambientalista. Vendo meno però ad alcune appunto funzioni riferite all'interlocuzione democratica con tutte le altre categorie. Allora ci ritroviamo che si parla di sanità e ci dobbiamo preoccupare se per caso in qualche normicina, in qualche codicillo di qualche regolamento, norma sanitaria, non ci sia qualche problema per la caccia. Allora ci occupiamo di economia, di rilancio, di stati generali, e apprendiamo e scopriamo che c'è vengono invitati al tavolo le associazioni animaliste, che guarda caso alcune presentano insomma un loro manifesto dove chiusura della caccia e cultura vegetariana per il rilancio dell'Italia. È stato costituito nei mesi passati un comitato tecnico scientifico anti-Covid, e guarda caso ci ritroviamo all'interno chiamati presidenti di associazioni ambientaliste. E allora voglio dire, minimo ci sia lasciato consentire protestare per dire, per reclamare, ancora una volta, noi non vogliamo supporter, ma perlomeno rispetto per l'attività venatoria, per il mondo
economico che gira intorno alla caccia, un mondo, come ho detto, lo ripeto, la ringrazio per l'opportunità, studi fatti da università, insomma, non sono fantasie mie personali o di qualche mio collega, un mondo che da, un indotto diretto e indiretto che occupa circa 100.000 addetti, 0,7-0,8% del PIL, una realtà economica importante che chiede da questo punto di vista rispetto. Guardate, si comincia con noi perché è più facile, perché fa effetto, sì, talvolta sull'emotività, e poi guarda caso si raccolgono avanti a valanga tutti i nostri ottimi agricoltori. Tempo indietro ha alzato un'alta protesta, la condivido tutta, il presidente Prandini di Coldiretti, rispetto ad alcuni servizi sugli ipercontrollati, giustamente, allevamenti italiani, adesso ulteriori attacchi vegani rispetto a questo, quindi alla nostra economia agricola e degli allevamenti. Si pavimenta, si alimenta il dubbio di chissà quali rischi dall'avere il contatto, diciamo così, con gli animali selvatici, come se l'Italia fosse il mercato di Wuhan, e sappiamo bene che le norme sanitarie a tutela dei cittadini dell'Italia sono particolarmente restrittive e forse anche insufficienti, pensate un po' quanto sono da questo punto di vista, diciamo così, matta. Quindi sono tanti fatti quotidiani, giornalieri ormai, che vanno tutti in una certa direzione, mentre la pandemia ha riposto per esempio al centro i valori della vita rurale, quali aspetti di un modello di vita leggermente meno, tra virgolette, rischioso per le pandemie moderne. Presidente, infatti, a tal proposito, ma è vero che in questo tavolo riunito nessun rappresentante del mondo rurale è stato invitato? Cioè, nessuno proprio? Che ha potuto conteggiare, perché comunque sia, come ha detto lei, cioè, è una cosa assurda e anche antidemocratica, insomma, se vogliamo dirlo, no? Come l'ha specificato. Io ho seguito, ma non così forse attentamente, voglio augurarmi che in qualche step le associazioni agricole abbiano avuto titolo di confrontarsi, sicuramente hanno avuto titolo di confrontarsi con il governo, e questo, diciamo così, mi rincuora e mi rassicura. Ma fatto sta che è un pochino, diciamo così, come posso dire, sui generis, insomma, no, questo tipo di scelte. Guardi, fa perfettamente il paio, se non ho sentito male le dichiarazioni di esponenti del Ministero dell'Ambiente circa l'orsa in Trentino. Ancora una volta, che cosa viene detto? Dove sta l'orso non deve stare l'uomo. Io credo che deve stare insieme orso e uomo. Però cioè, si sa dove si comincia, non si sa dove si finisce. Se andiamo al progetto, insomma, al Penalme, al Parco Nazionale d'Abruzzo, anche lì c'è questa teoria. L'orso non riesce più a sopravvivere all'interno del Parco Nazionale d'Abruzzo per degli squilibri faunistici, gestionali, insomma, per degli abbandoni, che fa? Cerca di conquistare un nuovo areale, ma guarda caso il tema qual è? Invece che ripristinare le condizioni di vivibilità per l'orso all'interno del parco, la teoria è che allarghiamo il parco. E va bene, insomma, io sarò l'ultimo giapponese sull'isola ad arrendermi a questa evidenza. Federcaccia la contrasterà con tutti gli strumenti democratici della ragione, della scienza e della coscienza, però facciamolo tutti insieme, perché credo ci sia bisogno un pochino di una levata di scudi. Ma Presidente, qualora poi anche i punti della, adesso se la regia ci rimanda i punti della LAV che erano stati proposti in questo famoso tavolo, eccoli qua, li vediamo. Sì. Se anche uno di questi punti fosse poi adottato dal governo, quali saranno poi le mosse attuative da fare delle associazioni, della FDC in particolare, e comunque anche noi cacciatori, come ci dobbiamo comportare? Protestando, come dobbiamo fare, come dobbiamo svolgere questa attività di protesta, ecco. Guardi, io all'interno della cosiddetta ripresa dell'Italia post-Covid, come possano trovare cittadinanza, insomma, quel tipo di punti,
la vedo un po' difficile, ma la fantasia, voglio dire, non voglio porre limiti, siamo abituati a tante cose. Non mi nascondo nemmeno dietro al fatto che poi legittimamente, voglio dire, le forze politiche fanno rappresentanza sociale, vicinanza sociale, insomma, per carità, facciano cose concrete qualche volta scena. Che cosa dobbiamo fare? Ma innanzitutto un invito, guardi, sono talmente grandi le cose da fare che spesse volte noi ci spaventiamo. Mi consenta un richiamo alla cultura popolare e contadina, di cui come tanti italiani ne vado orgoglioso, e anch'io sono, insomma, per origine familiare figlio di questa cultura. E il mio amatissimo nonno mi diceva sempre, dice, guarda, se gli occhi si spaventassero come le mani, o meglio, se le mani si spaventassero come gli occhi, non si farebbe mai nulla. Che cosa significa? Quando ero ragazzino la comprendevo prima, poi nella matura si comprende meglio. Abbiamo di fronte talmente tali e tanti problemi per la coltivazione della nostra cultura, della nostra arte, della nostra passione, che qualche volta prende lo sconforto. E lei giustamente dice, ma se pensano di portare avanti questa cosa, cosa possiamo fare? Ma innanzitutto, chi deve fare che cosa? E allora, quello che c'è da fare, un paio di cose le dico subito, bisogna che li facciamo ognuno di noi la sua parte. La mattina, quando ci alziamo, ognuno di noi, chi coltiva, chi pratica l'attività venatoria, la passione venatoria, chi vive l'ambiente rurale, ognuno di noi può fare una cosa. Perché se pensiamo che uno la faccia per tutti, non esiste, credo che non sia ancora di nuovo nato, qualche millennio che non è nato più questo qualcuno. Quindi che cosa ci sono le cose da fare? Innanzitutto farci conoscere. Dobbiamo raccontare la caccia, l'attività venatoria, quello che c'è intorno, ai nostri amici, alle nostre famiglie, alla nostra società, ma la dobbiamo raccontare noi, non la dobbiamo far raccontare dagli altri e dagli altri, che la raccontano evidentemente dal loro punto di vista, un pochino tendenzioso. Quando dico raccontare significa farla conoscere negli aspetti più profondi, nel sentimento più profondo, nel sapere più profondo. Questo rapporto appunto con la natura vissuta e non contemplata, questo concetto della gestione. Dobbiamo recuperare soprattutto un altro aspetto, quello della solidarietà. Noi spesso siamo portati al bar, alle armerie, ad essere autoreferenziali, cioè ci scagliamo idealmente contro chi non ci condivide. Contro chi non ci condivide spesso è perché non ci conosce, non ci capisce. Poi una percentuale di irriducibili chiaramente sta da qualunque parte. Però dobbiamo rappresentare il nostro essere persone normali, nella vita normale, nella quotidianità normale, che sono anche cacciatori. Quindi anche con le buone pratiche. Il problema appunto dell'esigenza della gestione, pensiamo ai danni alle produzioni agricole, appunto agli squilibri faunistici, alla perdita di biodiversità che ci interessa, diciamo così, tantissimo e moltissimo. Di noi viene solo rappresentata da chi c'è contro sempre quella parte emotiva, come coloro i predatori che sottraggono vita. Non è assolutamente così, siamo confortati dalla scienza, laddove applicata, e la dobbiamo applicare, e appunto la natura, anche la fauna, anche il rapporto con gli animali selvatici, ha necessità di essere gestito. I cacciatori, perché conoscitori dell'ambiente, della natura e anche della fauna, sempre più devono essere preparati e sempre più possono svolgere una funzione sociale utile per l'intera collettività. Però un pezzettino, ognuno di noi deve fare il suo pezzettino, allora il puzzle diventa gigante. Certo, noi questo è il messaggio che noi facciamo attraverso la live, invitando anche tanti giovani. Non so se ha avuto modo di avrà modo di guardare qualcosa. Noi invitiamo sempre giovani, anche stasera avremo cinque personaggi, cinque ragazzi, anche una coppia di ragazzi giovani che condivide questa passione oltre nella vita, oltre insomma alla quotidianità. Ecco, questo è un po' il messaggio che vogliamo dare. Io, Presidente, direi che la possiamo solo ringraziare, innanzitutto per quello che ci ha raccontato.
Poi eventualmente le domande che arriveranno cercherò di inviargliele, magari in una prossima occasione potrà tornare, noi saremo ben lieti di ospitarla e di averla qua con noi e rispondere alle domande che i nostri amici sicuramente cacciatori vorranno sempre. Mi prendo l'impegno, volentieri, la ringrazio tanto. Grazie per la trasmissione, il servizio che fate, in bocca al lupo a quelli più giovani che frequentano con ardore questa passione. Crespi, grazie. E rivolgo in bocca al lupo a tutti. Grazie mille. Grazie. Eccoci qua, Marti. Siamo tornati, grazie al Presidente per la sua, diciamo, testimonianza, per il suo contributo che ci fornisce anche degli spunti su cui riflettere, vero Andri? Assolutamente, e da quello che ha detto il Presidente, dobbiamo farci conoscere, è una frase molto, molto importante, quello che noi facciamo attraverso, come ho detto anche prima, attraverso la live, è proprio quello di cercare di farci conoscere, di far conoscere i cacciatori, di far conoscere chi siamo, che non siamo quelli che ci, insomma, quelli che ci descrivono, ecco, che giriamo solo con il fucile a sparare a tutto quello che ci capita, ma non è assolutamente così. Noi conosciamo la natura, la viviamo a 360 gradi tutti i giorni e quindi dobbiamo cercare di farci conoscere attraverso questi mezzi. Abbiamo un mezzo in più, un mezzo importantissimo oggi, il social ad esempio, quello che stiamo facendo noi oggi. Anche tutti quelli che ci ascoltano da casa, potete fare quel pezzettino che va chiesto al Presidente, è cercare, condividete queste interviste, condividete questa live, le prossime, insomma, quello che fatevi conoscere, fate vedere chi siete, chi siamo, e vedrai che, e poi ne avremo testimonianza, dopo con i nostri ospiti qualcuno ci racconterà qualche storia interessante di come far avvicinare anche chi non fa parte di questo mondo, Marti. Assolutamente sì, anche perché diciamo che farsi dare lezioni di ambientalismo da chi mediamente conosce due specie animali che sono il gatto e il cane, l'unico albero che conosce forse è quello di Natale che mette in casa di plastica, ai cacciatori, ma non solo, agli agricoltori, al mondo rurale, che l'ambiente lo vivono davvero e non c'è bisogno che gli si dica che lo devono rispettare perché è casa loro, nessuno sporcherebbe a casa loro. Fa un po' arrabbiare, diciamo, e è un attacco a tantissime realtà. Secondo me bisogna unire le forze e farci sentire perché ci siamo, forse è giunto il momento di non stare più zitti, ma esserci. Esatto. Okay. Bene, io direi di tornare, Marti, agli ospiti che stanno premendo, che sono tanti ospiti oggi. Come dicevamo prima, giriamo l'Italia. Cominciamo dal nord, andiamo verso Brescia, andiamo a trovare, ad aprire la prima stanza e andiamo a vedere chi c'è nella stanza dei cani da ferma. Buonasera a tutti. Ciao Linda. Ciao Linda. Ciao a tutti. Linda Favagrossa, ciao, benvenuta nella nostra casa caccia. Come vedi, ti abbiamo assegnato questa bella stanza dei cani da ferma. Mi piace, l'arredamento mi piace. L'arredamento mi piace. E raccontaci come nasce la tua passione per la caccia, Linda. La mia passione per la caccia nasce dai cani. Nasce dai cani perché vengo da una famiglia dove mio padre è cacciatore, abbiamo quindi sempre avuto in casa i setter inglesi in particolare, quindi cani da ferma, e da lì nasce il mio amore per loro, perché sin da quando ero piccola io li tenevo con mio padre, che mi ha insegnato comunque a accudirli, a giocare con loro, a coccolarli, quindi io li ho sempre tenuti, come potete vedere, come cani da compagnia, quindi non solo cani da caccia, e tuttora faccio questo. Senti Linda, quanti cani hai? Io ne ho 10, ho 10 cani, non nascondo che è impegnativo, però per passione questo ed altro. Dalle foto vediamo tutti i setter inglesi. Vedete i cani che non sembrano cani da caccia, ma vi giuro che a caccia ci vanno.
Però, come potete vedere, è bello anche far vedere il retroscena. Senti Linda, ma con i tuoi bellissimi setter fai anche le prove cinofile? Mi sono avvicinata anche al mondo delle prove, sempre grazie a mio padre, perché qui da noi a Brescia è una zona dove ci sono, fanno molte prove anche amatoriali di cacciatori, quindi con i cani in cui c'è l'obbligo di guinzagliare il cane, e, oltre che a quelle della categoria libera, quindi sì, ho dei cani che fortunatamente vanno a caccia e riescono anche da soli, senza essere preparati a fare le prove, riusciamo anche a vincerne qualche d'una, e quindi sì, mi sono avvicinata alle prove amatoriali e anche poi a quelle ufficiali ENCI che ancora non faccio personalmente, ma che mi piace andare a vedere. Proprio ieri, Linda, scusami Marti, proprio ieri Linda, ti abbiamo vista sui social seguendoti, che sei stata proprio una gara. Esatto. Ieri sono contenta. Sono andata a Modena ieri perché da Brescia ancora non hanno iniziato con le prove dopo il coronavirus e mi intrigava questa prova che facevano a Modena, che era giudicata da due grandi pilastri della cinofilia, che sono stati due importanti dresser, Baldoni e Balugani. Di conseguenza sono partita sempre con mio padre e degli amici, siamo andati tutti, quindi abbiamo passato una bella giornata. Ho gareggiato con due soggetti, uno dei quali ha conseguito un risultato in classifica, quindi sono contenta. Questo è Artù, cane giovane di 3 anni, che da un paio d'anni presento e mi dà sempre grandi soddisfazioni. È un cane che utilizzo anche a caccia, chiaramente. Queste sono alcune scene che abbiamo girato. Qui ero in Bulgaria. Senti, il tuo selvatico preferito? Immagino, insomma. Immaginalo, la beccaccia mi piace, e mi piace, i nostri cani prevalentemente cacciano quella, quindi la conoscono anche molto bene, però mi piace anche cacciare i fagiani, ho un paio di zone dove vado a caccia, una sul Cremonese dove vado con degli amici che ho conosciuto grazie a questa passione e che saluto se mi stanno guardando, e un'altra zona è il Parmense. Quindi facciamo sia un po' di caccia ai fagiani e poi tante beccacce. Senti, Linda, ma sì. Le tue amiche, no? Quando gli hai detto che saresti diventata cacciatrice, innanzitutto, diciamo, di diventata cacciatrice è un po' particolare, giusto? Sì, assolutamente sì. Raccontagela. Quindi inizialmente mi guardavano un po', non avevano chiaro di cosa si trattasse, poi ho spiegato quello che faccio, vedono quanto mi diverto, adesso per loro è normale, anzi ci siamo dette che o questo o la prossima settimana, siccome vado a allenare in qualche zona in montagna dove muoviamo i cani che stanno anche un po' più al fresco, ci siamo già dette che andremo insieme, di modo che loro fanno una scappagnata, vedono i miei cani, che è una cosa che mi piacerebbe far vedere. Riesci a convincerne qualcuno, a portarne qualcuno in questo mondo, a far vedere com'è questo mondo? Ma sicuramente sono tutte molto ben accette a vedere com'è, magari qualcuna poi si appassionerà anche, ogni tanto ci porto anche mia sorella, e quindi sì, ma credo che sia una bella passione, ti dà modo di stare all'aria aperta, ti dà modo di vivere la natura, di stare a contatto con i cani, non solo in casa ma anche nel loro, non dico habitat, però facendo una cosa che piace anche a loro. Certo, Linda, raccontaci come, perché oggi abbiamo scambiato due parole e mi avevi incuriosito come quando hai preso la licenza di caccia, come è andata quella, raccontaci bene la storia, dai. D'accordo, ti vedevo divertito oggi. La storia è andata così, io ho sempre avuto questa passione per i cani, come vi dicevo prima, e li tenevo come cani da compagnia, mio padre poi il weekend quando riusciva li portava fuori, fuori a caccia si intende, ma io li portavo a fare passeggiate, come avete visto nelle foto, anche al bar, anche sulle sedie del bar, quindi un po' così. E un giorno esco con mio padre che mi dice che andava fuori con dei cuccioloni a mollare qualche quaglia e dico dai, non so che fare, vengo anche io. Andiamo, mi dà una quaglia per posarla al cane e io resto lì così con questa quaglia. E a primo acchito in realtà non m'ha dato né impressione né niente, l'ho posata, il cane era un cucciolone, l'ha sentita, l'ha fermata e
la quaglia è partita, io mi sono divertita a vedere i cani lavorare, a vedere i cani divertirsi, a vedere comunque le prese di punto, a vedere come accostano il selvatico, come lo sentono, le espressioni che fanno, è una cosa bella. E di conseguenza da lì ho iniziato a voler andare più spesso con lui. Una volta mi fa provare a sparare col fucile, perché dai, fammi provare. Allora c'era un bersaglio e mi dà il suo fucile, un 12 lunghissimo per me tra l'altro, e mi dice dai prova, non mi avvisa del rinculo, non mi dice niente. Quindi io mi metto lì un po' imbracciata, un po' no, come ci riuscivo, e sparo. E prendo il bersaglio, quasi cado in terra perché non ero ben appoggiata, no? Di conseguenza prendo un rimbalzo, ma non mi accorgo perché avevo centrato il bersaglio, no? Mi ero divertita a farlo, e da lì gli dico guarda, io prendo la licenza, poi, e non ci credeva ovviamente, mi dice sì sì, va bene. Poi gli dico guarda, mi servono dei vestiti, mi accompagni, perché non so bene che vestiti tecnici prendere. E anche lì mi dice, come per dire, tanto ci vieni due volte che ti prendi a fare i vestiti. E allora niente, lì vado al Decathlon, qui nella zona, e prendo un po' di cose io, però non sapendone niente, veramente prendo un po' di cose che non funzionavano, se pioveva mi allagavo, però vabbè. E da lì niente, nel frattempo mi iscrivo per fare la licenza con questo gruppo di ragazzi di calcinato. C'era un insegnante che è stato molto bravo, ci ha spiegato e ci ha anche fatti appassionare secondo me ancora di più, spiegandoci tutta la flora, la fauna, le normative, tutto quanto. Quindi è stato anche, non dico semplicissimo studiare tutto questo, però interessante. E fatta quella, prendo la licenza. Mio padre si quasi convince che forse faccio sul serio, ma accompagna pure a prendere un po' di vestiti tecnici, e da lì non ho più smesso. Quindi adesso sono 3 anni. E adesso è una bella e sana, malattia, come ci abbiamo. È una bella e sana malattia. Chiaramente richiede qualche sacrificio anche questo, perché, ma come in tutte le cose che piacciono, quindi se poi lo fai per piacere non è più un sacrificio. Quando lo fai con passione, poi dai, ti passi sì, sopra anche al fatto che magari non esci più il sabato sera, non fai tardi. Quello sì, però sai, ognuno si fa le sue esperienze, quindi quelle tappe sono state fatte, poi piano piano capisci cosa è importante, cosa è bello fare. Io con i cani mi diverto, mi piace proprio tutto l'ambiente. E poi credo anche sia bello, anche e soprattutto per le ragazze, che adesso ne vedo sempre di più, e è una cosa che unisce un po' tutti, è bello. Arrivano già diversi messaggi, qualche saluto. Saluto i miei amici. Ai tuoi amici, che tra l'altro hai conosciuto anche diversi amici attraverso la caccia, sicuramente avrai coltivato delle amicizie nuove e uscirai con loro a caccia. Ne ho coltivato diverse amicizie, c'è un gruppo di ragazzi di Manerbio che saluto, Manerbio e Gottolengo, c'è il ragazzo che mi ha appena scritto in un messaggio che ho appena visto, Aaron, che saluto anche lui. Questi sono tutti ragazzi più o meno coetanei che ho conosciuto grazie a questa passione, e con alcuni ci frequentiamo anche oltre questa passione, quindi usciamo anche insieme, abbiamo anche un bel gruppo di amici. E è bello perché unisce non solo dal punto di vista della caccia, ma in generale. Poi sai, hai un argomento da condividere, ti scambi opinioni, consigli, anche sui cani, piuttosto che è tutto positivo. Bene. Marti, io, siccome oggi siamo tanti ospiti, lascerei qualche domandina per dopo, ci rivediamo in salotto, Linda. Ci assolutamente. Nel backstage, e grazie, andiamo a visitare. Grazie a voi. La prossima stanza. Ciao a tutti. A dopo. Allora, Andrea, andiamo a vedere chi è il prossimo ospite e dove lo abbiamo messo. Perché? Stanza. Adesso cambiamo un po' argomento. Vediamo in quale parte d'Italia andiamo, tra l'altro. Penso che siamo finiti in Toscana, se non sbaglio, con Federico Cucini. L'abbiamo messo nella stanza della cinofilia della caccia al cinghiale, chissà perché. Ciao.
Buonasera a tutti, un saluto. Buonasera a te. Iniziamo subito così, raccontaci come nasce la tua passione per la caccia al cinghiale. Ma la mia passione più che altro è la passione per i cani, ecco. Questa passione nasce da piccolo, ecco, sempre con un cane in casa, ecco, diciamo, io ho vissuto sempre con uno o due cani in casa, sempre, ecco, a contatto, e da lì mio padre mi ha trasmesso questa passione. Prima lui faceva la caccia con i cani da ferma e poi piano piano si è avvicinato anche lui al cinghiale e mi ha trasmesso questa passione di questi dei segugi maremmani, ecco, di questi cani che fanno un po' tutto, ecco, diciamo, ecco, questa qui, ecco, questi sono delle vecchie foto di quando io ero piccolo con dei cani, ecco, i primi cani che allevava mio padre, ecco, i primi segugi maremmani, ecco, sì, ecco, questi qui sono, ecco, Iro, questo qui nella foto, ecco, sì. Senti Federico, che cosa che ti piace del segugio maremmano? Allora, sono cani, questi qui sono, diciamo, questa linea di sangue che alleviamo noi, sembrano cani da compagnia, ecco, diciamo, questi sono, vedendoli così come tu nella vita di tutti i giorni, sembrano cani da compagnia, poi al momento che le portiamo nel bosco e le sguinzagliamo nel bosco, cambiano completamente faccia e diventano dei cani agguerriti e che non trovano il cinghiale, non lo mollano nemmeno, ecco, finché non te lo portano, ecco, a per ammazzarlo, ecco. Guarda che bello! Ecco, questo sì, questo è arte, ecco, diciamo la nostra punta di diamante, ecco, diciamo il mio cane preferito, ecco, pluricampione italiano, ecco, un cane con la C maiuscola, ecco. Non solo a caccia, come dicevo prima, ecco, diciamo, è come un cane da compagnia questo qui, perché si trasforma, ecco. Senti, ma tu sei sia addestratore che allevatore? Sì, ecco, diciamo, insieme a mio padre mi ha trasmesso questa passione, ecco, e di addestriamo e alleviamo questi segugi qui, ecco. Quindi non solamente a caccia, ma tutto l'anno ci dedichiamo sia alla selezione, all'addestramento e al miglioramento, ecco, di questa razza, ecco. Senti Federico, in che zone, nelle zone in cui cacci, in che zone cacci, adesso magari ci racconti, sì, allora, anche la vostra braccata. Sì, allora noi cacciamo in una macchia molto fitta, una macchia mediterranea, ecco. Io caccio nella zona a confine tra Siena e Firenze, ecco, a Barberino Valdelsa, ecco, una macchia molto fitta, ecco. E diciamo, noi nella nostra squadra, noi siamo abituati a sciogliere poi i cani, perché ci piace sentire il lavoro del cane a singolo, ecco. Noi all'inizio tracciamo, appena troviamo le tracce buone degli animali, sciogliamo uno, massimo due cani, e finché non arrivano sul cinghiale non sciogliamo altri cani. E poi da lì, quando il cane va a fermo, noi sciogliamo massimo 10-12 cani, ecco, al massimo. Ecco, e da lì parte il lavoro del canaio, ecco. Lì far partire l'animale o se uno ce la fa, ecco, e mandarlo alle poste. Sempre se uno ce la fa, ecco, perché molte volte non ce la facciamo e insomma, è molto difficoltoso per la macchia che c'è, ecco. Qui vediamo qualche immagine, tra, sì, l'altro. Questi qui, ecco, sì, dei cuccioli di 4 mesi, ecco, i primi approcci con il cinghiale, ecco, con la figura del cinghiale. Senti, qual è la cosa fondamentale nel momento in cui, ecco, in questo caso vai a addestrare un giovane cane, un cucciolo di 4 mesi, come in questo caso? Cos'è la cosa fondamentale, insomma, da fare? I primi passi, quali sono? Allora, i primi passi, allora, la prima cosa è sempre essere, diciamo, in contatto con il cane, ecco, sempre, magari non lasciarlo nel box e poi prenderlo un giorno a settimana, ecco, diciamo, viverci insieme al cane, perché quello è molto importante come fase di relazionarsi con il cane, ecco.
vivere tutti i giorni con un cane che poi vai il sabato e la domenica a addestrarlo è molto più semplice di un cane che lo lasci fermo nel box e poi lo vai a prendere magari un giorno a settimana e basta, ecco. Poi è importante, insomma, ecco, le prime volte sì, va fatto prendere come un gioco, ecco, al cucciolo, ma magari fargli vedere un cinghiale che magari corre insieme a un cane un po' più esperto, ecco, una sorta di gioco, ecco, che piano piano poi diventa sempre più difficile, ecco, cambiando magari nel recintino piccolo e lo vede a vista e poi mano a mano che passano mesi cambiare il recinto, ecco, animali, scioglierlo da solo, ecco, in compagnia, ecco, c'è tanti fattori su questo aspetto, ecco. Invece, Federico, io che ti vedo dietro con nel tuo quartier generale, quello del tuo quartier generale, sì, la tecnologia, sì, applicata alla caccia, chi meglio di te ne può parlare stasera? Ecco, diciamo, cioè, non per presunzione, però ecco, ormai diversi anni, ecco, lavoro in questo ambito e mi ritengo fortunato perché faccio un lavoro dove ci metto accanto la mia passione, ecco, quindi ecco, è una cosa molto bella che non a tutti riesce. Ora, specialmente nella mia caccia, la tecnologia, diciamo, è fondamentale, ecco, per andare avanti con questo tipo di caccia, perché il satellitare, il collare satellitare ti permette di tenere sempre sotto controllo il cane, perché prima uno scioglieva il cane, non sapeva dove andava, stava fuori una, due settimane senza sapere dove era così magari poteva averlo rubato, poteva aver preso una botta al cinghiale e rimanere ferito in una parte del bosco, però non sapendolo. Col satellitare ora, al giorno d'oggi, lo tieni sempre sotto controllo, riesci anche a salvargli la vita, ecco. Ora con tutte anche le strade nelle zone dove si caccia, specialmente nella zona dove caccio io, è una zona dove c'è accanto la superstrada, ecco, la Siena Firenze, abbiamo salvato molte volte i cani che si è sulla superstrada, ecco, col satellitare ti permette di sapere sempre dove è e di andare a salvargli la vita, ecco, molto, molto spesso, ecco. Infatti vedo qui nel Segugio anche i giubbini. Sì, anche quelli, ecco, i giubbini, ecco, quelli bisogna cambiare mentalità. Ormai la caccia di oggi è cambiata. E il giubbottino a tizzane è diventato un must insieme al satellitare, ecco, perché con le abitudini che sono cambiate dei cinghiali, con i lupi e altri fattori non reggano più di tanto il fermo, vanno sempre subito a cercare il cane, quindi il giubbottino a tizzana permette di salvare molte ferite, spaccature, ecco, dal cinghiale. L'abbiamo visto proprio qui nel video adesso pochi secondi fa, sì, proprio un cane arrivare sul cinghiale che aveva provato a caricarlo, sì, chiaramente aveva, sì, un giubbino, anche questo sicuramente è una cosa importantissima. Poi, non per volermi male dal veterinario, però anche uno fa una spesa, ecco, e risparmia anche diversi soldini in fondo l'anno, ecco, diciamo, dal veterinario, ecco. Certo. Ecco, come spesa, ecco. Però ancora, c'è ancora arretratezza su questo fattore qui dei giubbottini, che piano piano però bisognerà, ecco, e la gente impari, ecco, a mettere anche il giubbottino. E noi siamo promotori anche della tecnologia, Marti, in questa live. Ne parliamo sempre, tutte le puntate, cerchiamo di... Perché è una caccia moderna, una caccia di noi giovani, se vogliamo. Sì. Ci metto anche io. Che dobbiamo essere il futuro di questa caccia, dobbiamo farci conoscere, dobbiamo anche parlare di queste cose qua. E Federico, invece, il tuo rapporto con i social? Com'è il tuo rapporto con i social? Allora, il rapporto con i social, ecco, a me mi piace condividere le mie esperienze sia come cacciatore, come cinofilo,
sia per confrontarsi con gli altri cacciatori, è un modo per conoscersi, ecco. I social vanno utilizzati per unire, ecco, la nostra categoria di cacciatori, non per dividere e creare discussioni all'interno di noi, della nostra categoria, ecco. Questo qui, i social devono essere utilizzati in modo, diciamo, a favore nostro, ecco, e per rimanere uniti in tutta l'Italia, dal nord al sud, ecco. Ecco, è uno strumento molto, molto importante. Esatto. Bene, Federico, noi ti ringraziamo e ti aspettiamo in salotto più tardi. Voglia. Ci vediamo dopo per le ultime battute. Ci vediamo dopo. Saluto e dopo. Grazie, Federico. Bene, Marti. Possiamo un'altra volta. Tanti ospiti, siamo di nuovo io e te qua. Siamo dalla Toscana alla Calabria. O non cambiamo argomento? Rimaniamo nella macchia, sul cinghiale. Vediamo chi c'è. Eccoci qua, stanza del cinghiale con Erika Priore. Ciao Erika. Ragazzi. Ciao. Ciao. Ciao, benvenuta. Grazie. Parliamo ancora di cinghiale, parliamo ancora di spigugi maremmani, giusto Erika? Esatto. Sì, sì, esatto. Raccontaci qualcosa di te e della tua caccia, della tua passione. Allora, la mia passione nasce sin da piccolissima, infatti la caccia, diciamo, mi accompagna da tutta la vita e, come per moltissimi altri cacciatori, ho ereditato questo interesse da parte di mio padre, che fin da piccola ero infatti affascinata dai suoi segugi maremmani che usava e usa ancora oggi per le battute di caccia al cinghiale. E da piccola, la domenica sera, ero infatti impaziente di ascoltare i suoi racconti e già immaginavo il giorno in cui sarei diventata una cacciatrice anch'io. E ciò mi ha portato infatti a conseguire la licenza di caccia e quindi, appena raggiunta la maggiore età, non ci ho pensato due volte, ho preso anche io il porto d'armi. E infatti adesso faccio parte della sua squadra e appunto lo accompagno nelle battute di caccia al cinghiale. Ma perché i segugi maremmani, Erika? Perché la scelta di questo segugio? La scelta dei segugi maremmani è dovuta alla convergenza di due fattori. Il primo forse può sembrare un po' banale, però diciamo che è stato l'ausiliare che più ha soddisfatto le nostre aspettative, sin da subito. E in più il fatto che questo genere di ausiliare si adatta in modo complementare a quello che è lo scenario tipico lucano, quindi diciamo che riesce a districarsi in modo molto, diciamo, in modo molto veloce in tutta la macchia mediterranea, che diciamo è quella che più caratterizza questi luoghi. E il fatto che diciamo, apprezziamo di questo tipo di cane la voce squillante durante la battuta di caccia e il fatto che otteniamo una grande collaborazione da questo genere di cani. Senti Erika, ma tu sei una cacciatrice che nella tua squadra sei più, diciamo, sei più alla posta o più in mezzo al bosco con i cani? Dipende, durante la battuta tendo a stare di più alla posta, mentre quando porto i cani in allenamento, diciamo, riesco a seguirli meglio nelle loro azioni, però durante la battuta di caccia mi focalizzo di più stando alla posta, ecco. Questo perché i territori di caccia dove voi andate a caccia sono a territori molto difficili? Anche per questo motivo, per il fatto, diciamo, che lo scenario è ricco di rovi e quindi non è sempre facilissimo addentrarsi in tutti i posti, ecco. Senti una cosa, raccontaci invece, ad esempio, il tuo primo battesimo.
Allora, io il mio primo cinghiale risale una mattina di dicembre, quindi diciamo eravamo già sul finire della stagione. E quella mattina i cani ci suggerivano una forte presenza del selvatico, però avevamo difficoltà nel condurlo verso le poste. E nel frattempo, mentre aspettavamo appunto che i cani riuscissero a far muovere i cinghiali, i canai della mia squadra mi sono passati accanto e mi hanno avvertito del fatto che i cinghiali potevano avviarsi da un momento all'altro. Io quindi dunque mi focalizzo nel quello che era, diciamo, nei rovi che erano di fronte di me, e neanche il tempo di finire la frase, il cinghiale mi passa davanti. Io ho provato a spararlo due volte, però considerate le circostanze, avevo la certezza che, di non averlo preso. Fatto sta che un compagno della squadra si fa avanti, si fa avanti per andare a vedere se questo selvatico si era fermato oppure no. Fatto sta che, arrivato nei rovi, il cinghiale era per terra e quindi ci avverte per radio. Per me ovviamente è stata una sensazione molto molto forte, un'emozione forte, e questo è stato, diciamo, il mio primo cinghiale. Senti Erika, invece i tuoi compagni di caccia, quando a un certo punto si sono visti una ragazza all'interno della squadra, come l'hanno presa? Allora, la mia squadra è la più longeva della zona, nasce infatti verso la metà degli anni 70, e io sono la prima donna a far parte della squadra, e in più sono la prima compagna donna di tutti quanti i componenti, quindi diciamo per loro è stata una novità sotto molti aspetti. Devo dire che però sin da subito si è creato un legame molto forte tra tutti quanti, sia perché facendo parte dello stesso paesino, diciamo, io conoscevo già tutti quanti, però è stato bello condividere anche questa passione insieme, e infatti adesso vi è un forte legame con tutti quanti. Bene, infatti ci sono arrivati diversi messaggi, Erika, di complimenti, sì, saluti. Tra l'altro qualche bel commento anche di un'amica, Giulia, la cava, che abbiamo visto. Ciao Giulia, ti salutiamo. Eccola qua, che abbiamo avuto ospite la puntata scorsa. Esatto. E che abbiamo visto in una foto recente, insomma, sul tuo profilo Facebook, che è un'amicizia nata attraverso la carta. Sì, è un'amicizia nata attraverso i social. Infatti io e Giulia ci conoscevamo su Facebook già da tantissimo tempo, però non avevamo mai avuto modo di parlare, di stringere amicizia. Poi questa amicizia è venuta a crearsi, abbiamo cominciato a parlare, e quindi abbiamo deciso sin da subito di vederci e di incontrarci di persona. Infatti qualche settimana fa abbiamo portato io i miei segugi maremmani e lei i suoi segugi istriani diciamo, li abbiamo portati ad addestrare, ecco. E infatti ci siamo visti anche stamattina, sono scesa giù in Calabria da lei, e questa volta però solo con i segugi istriani, e devo dire che sono rimasta molto molto colpita da questi cani. Infatti era la seconda volta che li vedevo nel bosco, e per me, diciamo, che sono alle prime armi nel mondo della cinofilia, vedere sempre razze nuove, nuovi tipi di ausiliari nel bosco, e vedere come si comportano, diciamo, scaturisce in me una grande curiosità. E devo dire che oggi, dopo questa sessione di addestramento, sono rimasta molto molto soddisfatta. Infatti questo nel video è un video di stamattina, e li abbiamo portati appunto nel bosco a fare un po' di addestramento. Vediamoci un po' di questo video. Ti devo dare un suggerimento: la prossima volta, la Martina lo sa meglio di me, che fai video, metti là. È un suggerimento che... Bollo a tutti!
tutti, un appello a tutti i cacciatori, esatto. Per favore, da oggi in poi video sempre in orizzontale, grazie. Esatto, perché altrimenti montarlo non è così bello. Bravo Marti, un suggerimento che diamo tutti. Un giorno dedicheremo una piccola rubrica anche alle riprese a caccia, i vari supporti che si possono utilizzare oggi. Senti Giulia, com'è il tuo rapporto con i social? Per me i social sono stati quasi fondamentali, soprattutto nel poter conoscere sempre più persone. E per me infatti questo è uno degli aspetti più importanti della caccia, ossia il fatto di conoscere persone, confrontarsi, arricchirsi. Come dicevo prima, conoscere persone che nel mondo della cinofilia e della caccia ci stanno da molto più tempo di me, che invece sono agli inizi. Quindi ogni piccolo suggerimento per me è fondamentale, ogni piccola lezione, ogni piccola cosa che posso apprendere fa sì che io cresca sempre di più. Anche perché sei stata giovanissima, la prima cacciatrice, la più giovane d'Italia, vero Erika? Sì, 2 anni fa sono stata la più giovane, infatti ho preso il porto d'armi non appena diventata maggiorenne, perché ci tenevo proprio tanto, e quindi per un breve periodo sono stata la più giovane d'Italia. Bene. Erika, noi ti ringraziamo, ti aspettiamo dopo in salotto insieme a tutti gli altri amici e gli altri ospiti che sono qua con noi stasera, perché dobbiamo andare in un'altra stanza. Cara Marti, ciao Erika, dopo. Ciao. Marti, dobbiamo andare in un'altra stanza perché ci aspetta. Totalmente argomento di nuovo. E torniamo al nord. Andiamo al nord. Verso nord e vediamo chi c'è, anzi chi ci aspetta, vediamo. Ebbene sì, ciao. Eccoli, ciao. Qua. Ci siamo. C'è Giulia, Perin, Daniele. Insieme per la prima volta sui social lanciamo questa carambata bellissima. Grazie mille per l'invito. Grazie a voi ragazzi di essere qua con noi e di condividere questa serata e le vostre esperienze insieme a noi. Voi condividete anche la passione oltre alla vita quotidiana e a due bimbe, vero? Sì. Condividete anche la passione della caccia, ma come fate? Come siete organizzati, oh, ragazzi? Cerchiamo di alternarci. Una volta uno fa la babysitter e uno va a caccia e proviamo a alternarci in questo modo. Diciamo, dai, che abbiamo i nonni che ci aiutano molto. Siamo fortunati. Siamo molto fortunati da quel lato lì. Ecco. Marti, allora, raccontateci qualcosa di voi, perché allora tu Giulia siete due ragazzi giovanissimi, già genitori di due splendide bimbe, giusto se non sbaglio? Sì. E che tipo di caccia praticate? Allora, ci dedichiamo a un po' di tutti i tipi di caccia, pratichiamo un po' la caccia al colombaccio, alla beccaccia, alla selezione e il controllo al cinghiale. Diciamo che ci piace praticare un po' tutto, insomma, ecco, però dedichiamo praticamente 365 giorni all'anno. Quindi non siete degli specialisti, diciamo che vi piace praticare diverse tipologie di caccia. Sì, diciamo che durante l'anno abbiamo cercato di tenere riempito tutto l'anno con i diverse tipologie di caccia, ecco. Infatti li vediamo qua con passare dagli anatidi, come mi hai detto Daniela, la caccia al colombaccio che io amo particolarmente, anche voi avete il palco, la fate dal palco, come la praticate? Sì, abbiamo un palco qui nelle nostre colline
e la pratichiamo principalmente nel mese di ottobre, che è quello più proficuo per questa caccia qui da noi in Veneto, ecco. E tutto qui, ecco. Sempre con i volantini, con gli zimbelli, anche voi, tutto elettronico, vero Daniele? Come? Tutto elettronico. Sì, ah, sì, abbiamo, del palco abbiamo praticamente tutto quanto motorizzato, sia per comodità e per praticità in tutti i sensi. Abbiamo circa una quindicina di piccioni, 4-5 volantini e una decina di stantuffi, e tutto quanto motorizzato comunque. Certo. Quanti volantini fate girare, per curiosità? Ma di media 4-5 al massimo, qualche volta si va 6-7, ma di media 4-5 quasi sempre. Dopo dipende anche dalle giornate, ci sono giornate che ne metto fuori anche uno solo, perché i piccioni, i colombacci sono molto diffidenti, e si cambia in base alla giornata, dai primi voli della mattina si vede già come è impostata la giornata e da lì si decide un po' come proseguire. Certo, certo. Io invece noi lo facciamo sempre con un volantino solo che gira e poi ci uniamo tutto un altro tipo di gioco, insieme, come ho spiegato l'altra volta, le lasce insieme ai cimbelli, sempre. Ma oltre alla caccia a colombaccio, anche un po' di caccia col cane. Sì, beh, principalmente dal mese di novembre in poi, quando finisce da noi il colombaccio, iniziamo a dedicarci con il setter a beccacce, qui un po' nelle nostre zone. Io principalmente viaggio, sono sempre in Croazia nei weekend, e ecco. Tu Giulia invece cosa preferisci, delle caccia col cane, perché so che hai un setter da un anno circa? Sì, oppure... preferisco la caccia con il cane da ferma, appunto. Io ho Bullo che mi sta accompagnando da un paio di da queste due stagioni, insomma, di caccia, mi sta dando grande soddisfazione, quindi mi sto concentrando molto su questo tipo di caccia. Però anche la caccia al cinghiale mi dà belle emozioni, insomma. La caccia al cinghiale la fai da serie controllore? Controllo, sì. Il controllo, vero? Sì, qui da noi non è possibile fare durante la stagione venatoria i vari abbattimenti, si fa attraverso il controllo durante tutto l'anno. Ho capito, quindi la fate da controllo. E infatti vi vedo spesso nei social postare, pubblicare anche con le fototrappole, insomma, voi la tecnologia non manca anche da voi. Poi le usiamo praticamente dappertutto, dal motorizzato sul palco alle fototrappole con i cinghiali, anche i vari sensori, cose così, e poi con il satellitare, con il canale fermo, satellitare e viper. Certo, certo. Intanto vediamo adesso la foto, un'immagine con... Scusa Marco, ti ho interrotto? No, dicevo, qui però la domanda fondamentale è una. Come vi siete conosciuti? Come nasce questo amore? Allora, ci siamo conosciuti in un ambiente totalmente fuori dalla caccia e è stato proprio destino, perché poi alla fine abbiamo scoperto di avere questa passione in comune. Entrambi l'abbiamo ereditata dalla nostra famiglia, dai nostri genitori, e quindi siamo stati fortunati perché abbiamo potuto unire la passione all'amore. il destino ci ha uniti. Eravate già cacciatori quando vi siete conosciuti? Cosa? Eravate già cacciatori quando vi siete conosciuti oppure lo siete diventati dopo? Beh, io ero già cacciatore, avevo già la licenza, lì è un paio d'anni meno, e l'ha fatta praticamente l'anno dopo che ci siamo conosciuti, a 18 anni. Quindi già aveva passione attraverso suo papà e io attraverso la mia famiglia, e non sapevamo niente all'inizio, che entrambi avevamo questa passione, e poi conoscendoci è stato solo un intrigo in più. E uno all'inizio è sempre un po', Daniele, quando incontra una ragazza che gli deve andare a dire, sai, io vado a caccia sabato e domenica, non è proprio semplicissimo raccontarlo a una ragazza, soprattutto le prime battute. Noi maschietti siamo un pochino più resti a dirlo, lo teniamo un po' per ultimo. Infatti mi è andata benissimo. È andata benissimo. Io devo dire la verità, anche io non ho mai avuto nessun... sono stato sempre fortunato, insomma.
e tuttora sono fortunatissimo, quindi bene è così. È bene condividere questa passione insieme, dai. Almeno passiamo dicendo insieme, è un'occasione in più, insomma, per passare del tempo insieme, ma anche in altri ambienti, insomma, di fuori della casa. Eh sì, dai, vivete la natura insieme. Poi ci porterete anche le bimbe prima o poi, anche se prima in qualche foto le abbiamo esatto. La più piccola, la più grande, ho iniziato a portarla un po' già dall'anno scorso, senza sparare per non fargli prendere paura, e quest'anno ho iniziato a avviarla durante la pastorazione con le fototrappole, con i cinghiali, e quindi piano piano ogni tanto mi chiede: papà, andiamo dai cinghiali, e allora la porto. Ecco, vedi, proprio qui ti volevo chiedere, ma vi chiedono mai cosa fate, cosa vi portano, tanto... La curiosità di un bambino poi è quella, anche io a mio padre gli chiedevo sempre, mi porti, devo fare sempre un po' a discussione con mio fratello, perché inizialmente non ci portava tutti e due, no? Perché è sempre all'inizio un po' più pericoloso, dice no, vieni una volta te, una volta, ma io volevo andare sempre. Diciamo che la più piccola, avendo un anno e mezzo, è ancora... troppo piccola per improntarla in queste cose. Ah, certo, poi certo. La passione viene da sola, se deve venire. Esatto. L'importante è non forzarli. Esatto. Giusto. Bene, bellissimi Giulia e Daniele, arrivano i saluti di Manuel Miolo, che saluto anche io. Ciao Manuel. Ciao, lo Manuel. Salutiamo anche noi. Ci mandano i complimenti. Ciao Giulia, ciao Daniele, questo è un altro... Yuri. Ciao Yuri. Saluta. Bene, anche siamo lì... Aspetta, il vostro rapporto con i social, che vi vedo molto, molto impegnati entrambi, da oggi forse ancora di più, perché da oggi dovete farlo anche insieme. No, sì, è tutto pubblico. Per colpa mia di Martina, che c'è venuta questa settimana, vi abbiamo unito in questa... ma quale occasione migliore, dai! Da. Sì. Diciamo che il nostro rapporto con i social è nato un po' in maniera casuale, diciamo, ci siamo approcciati a Instagram più che altro, questa piattaforma un po' così anche per scherzo. Poi abbiamo visto che era bello, insomma, confrontarsi con altre persone, con altri cacciatori, soprattutto altri giovani cacciatori, conoscere persone che avevano la nostra stessa passione. E quindi, perché no, unire la nostra passione con i social, insomma. Certo, è arrivata una domanda dell'amico Mauro Riga, che dice: le altre coppie di amici vostri coetanei, come la vivono questa vostra passione? Beh, diciamo che nel nostro gruppo siamo gli unici ragazzi che hanno magari bambini e che condividono entrambe la stessa passione della caccia, quindi gli altri magari uno sta a casa, uno va a caccia, noi magari ci dobbiamo un po' alternare, oppure per fortuna abbiamo anche i nonni, però sì, la viviamo tranquillamente, insomma, non vogliamo imporre niente anche alle bambine, quindi prendiamo come un nostro divertimento, un nostro svago. Per il momento non abbiamo neanche mai avuto ostacoli, quindi va bene così, continuiamo così. Sì. Certo. Bene. Ho riscoperto qui un po' Instagram, Marti, che ho visto che c'è tanta gente che ho cominciato a seguire, che pubblica tante foto, anche molto molto belli, di scenari bellissimi. Si possono prendere sempre questi piccoli scorci, questi piccoli spunti del nostro mondo, che e raccontarlo forse è proprio quello che dobbiamo fare. Torno sempre a ripetere le stesse cose, ma perché vorrei che entrasse bene nella testa di tutti. Noi siamo tutti testimoni di questo e cerchiamo di farlo. Bene, Marti, abbiamo superato l'ora anche oggi, sforato. Un po' lunghi, ma vabbè, gli ospiti erano tanti. Certo, io direi di andare tutti quanti in salotto per le considerazioni finali, gli ultimi saluti. Ecco che cambia lo sfondo, ci trasferiamo tutti quanti in salotto, ci accomodiamo nel nostro salottino, manca Erika, eccola qua. Eccomi. Bene ragazzi. A Linda volevo chiedere invece il tuo rapporto con i social. Il mio rapporto con i social, io li utilizzo molto, come hai visto,
e posto specialmente foto o video dei miei cani in azioni di caccia, piuttosto che magari qualche, quando conseguiamo qualche risultato in qualche prova, mi piace condividerlo. Così mi piace anche avere uno scambio di opinioni, magari anche quando metto un video di cani, piuttosto che sono anche abbastanza fissata con le genetiche, con le genealogie dei cani, quindi utilizzo anche questo canale per vedere questo, i gruppi. Quindi lo utilizzo molto anche Instagram, e anche lì prettamente ci sono più foto dei cani che mie o mie coi cani, ecco. O sfondi di caccia, perché comunque quando vai, che sei a caccia, che aspetti, che sei all'alba, che c'è una luce bellissima al tramonto, quando rientri, è bello. Certo. Martina, invece una conseguenza che abbiamo iniziato con un argomento molto... molto sentito da parte nostra, una considerazione su quello che è stato fatto agli Stati Generali, insomma, sul programma, chiamiamolo così, minimalista ambientalista, le proposte fatte, che cosa hai fatto a dire a riguardo? Bella domanda questa. Chi comincia? Giulia e Daniele, via, mi vedo qua vicino a me. Vai tu. Ma non ho capito benissimo la domanda, io sinceramente. Cosa possiamo fare? Marti chiedeva, che forse che si sentiva poco, Marti, chiedeva prima all'inizio della puntata, abbiamo cominciato con un tema abbastanza importante, no? Abbiamo sentito il presidente Buconi raccontarci e dirci quali possono essere le soluzioni e cosa dobbiamo fare. Ecco, a Marti voleva chiedere di questo, cosa ne pensate voi di questa situazione che si è creata, di questo mondo così forte, dei vegani, è così estremo, ecco, che è stato un po' esposto. Ma direi che il mondo animalista, ambientalista, non conosce la natura come noi, sinceramente, e non penso che sia in grado di fare quello che riusciamo a fare noi nell'ambiente e nei luoghi che noi teniamo anche puliti a livello di zone di caccia e tutto quello che... E poi la gestione animale, loro, secondo me, non sono neanche quello schiare. Federico? Sì, allora io parlo un po', diciamo, ecco, io ci lavoro anche in questo settore, ecco, diciamo, io dovrebbero conoscerlo meglio più le persone esterne da questo mondo, ecco, perché è un mondo che va conosciuto e non va preso come che noi siamo cattivi, quelli che uccidono gli animali e basta, ecco, noi picchiamo cani, ecco, queste cose qui, noi siamo persone che amiamo la natura, amiamo cani, amiamo tutto il mondo e lo rispettiamo e lo portiamo avanti, ecco. E dovrebbero capire anche questa cosa qui, loro lo vedono totalmente in un modo contrario a noi, ecco. Esatto, a proposito di cani, Linda, Erika, che siete molto appassionate con i cani, oggi facciamo una considerazione sul fatto che molto spesso i cani dei cacciatori vengono visti un po' di traverso, in maniera sbagliata, no? Perché dicono, però il cane è un cane da caccia, quando invece magari la gente non sa che l'80-90% dei cani che è a casa sono cani da caccia, sono razze da caccia. Prendiamo esempi dal Labrador, che poi vanno un po' di moda, no? Vanno poi, sono i momenti, Jack Russell, magari, no? Un cane, il Beagle. Il bracco di Weimar, eccolo qua, è venuto a trovarci. Ecco, vedi, questo è un cane da cinghiale, vedi? Ma è brutto. Ecco, nessuno si immagina questo qui, ecco, quando si tiene in casa è un cane da compagnia, ecco, un cane calmo, proprio, diciamo, da compagnia completamente, ecco. Poi al momento di venire sotto nel bosco cambia proprio carattere, ecco, questo è altro. Lo vogliamo dire che è nella loro indole andare a casa poi, quindi voglio dire, loro si comportano così, anche
chi ha un, che ne so, anche mio fratello comunque non va a caccia, anche se prima ho detto che era appassionato, ma alla fine se no l'ho preso solo io la licenza. Vabbè, fa altro, che non avrebbe tempo, però ha un labrador e magari ogni tanto ti riporta qualcosina a casa, no? Ti riporta un uccellino, piuttosto, ma è nella loro indole farlo. Quindi questo un po' che dobbiamo cercare di far capire e trasmettere anche. Giusto, Linda? C'è che poi prima sono d'accordo. Che i tuoi cani fanno tutto, guidano anche la macchina, fanno poi i tuoi cani. No, è vero, io sono d'accordo con quello che dici. È quello che mi piacerebbe far capire alla gente quando mi capita in giro, di essere in giro con il mio cane a passeggio, a guinzaglio, quindi anche in paese, piuttosto che magari il cane che è coccolosissimo, quindi se tu gli fai una carezza il cane diventa tuo e poi per 2 ore sta lì che aspetta le carezze. E la gente mi dice, ma che razza è? Siete in inglese? Ti guardano, ma va a caccia? Sì, e sono così. Sì, quindi è per quello che vi ho mandato anche un po' di foto dei miei cani in piscina, piuttosto che al bar, piuttosto che sono cani, secondo me, sono cani da compagnia anche, è come li tratto. E poi è una cosa bella perché il collegamento che tu crei con il tuo cane in casa ti serve poi anche fuori per farti ascoltare, per farti voler bene. Erika? Io credo che, così come in ogni cosa, ci sia chi diciamo, ha questa idea, nel senso, anche per me i cani, soprattutto quando posto sui social, tendo a postare più foto che ritrae degli ambienti familiari, piuttosto che nel bosco o in altri posti che hanno a che fare con la caccia. Per me il cane è lo stesso sia a caccia che a casa, quindi voglio dire, non faccio distinzioni tra le due cose. Certo, giustissimo. Marti, siamo arrivati al nostro momento social. Ah, che tu non puoi fare per oggi. Questa volta lo fai tu. Questa volta lo faccio io. Se so come parlo, però bisogna che lo dici, perché sto giro sta cosa qua la fai sempre tu. Mi sono dimenticato che non hai purtroppo il tuo computer, che ha avuto un problema prima. Non è qualcosa che succede sempre, o ci salta la connessione, o ci si rompe qualcosa, ma è il bello della diretta. Quindi questa volta il selfie non lo facciamo. Come facciamo a fare il selfie, Martin? Come? No, il selfie l'ho fatto. Dammi le indicazioni, per cortesia. Aspetta, che mi sono arrivate. No, non mi sono arrivate. Dalla regia non mi dicono. Dimmi, oppure se c'è qualcuno che lo sa fare dal computer, mi dica come si fa, perché non lo so fare. Marti? Qualcuno riesce a fare uno screenshot di questo momento? Dalla regia ce la riescono a farlo. Fai una foto col telefono, Andrea. Faccio la foto col telefono. Quella ce la faccio a farla. Ma poi... Come la faccio adesso? Come mi metto dentro? Devo farla così. Non si può vedere sta cosa, eh? Ecco, dai, l'ha fatto così, va. Pronti? Sì. Sorridete, cheese. Dai, non è male. Ragazzi, io parlo di tecnologia, ma dovete segnarmi ancora, vedi, c'ho tanto. Vedi, la regia. Mi stanno insultando, giustamente. Ma il bello della diretta, non so. Piano piano imparerò, la prossima volta lo faccio io, Marti, promesso. Ragazzi, grazie a tutti per essere stati con noi anche questa sera. Fai uno screenshot. Marco, hai ragione. Allora, non mi ricordo quali sono i tasti, però
Tanto così, meglio dire la verità che dirti che lo so fare e poi non lo so fare. E, ragazzi, io vi ringrazio per essere stati con noi, siamo arrivati a 1:20 anche oggi, speriamo di rivederci presto. Grazie sì. mille. Grazie. Grazie. A voi. Un saluto a tutti. È stato ciao, bello. Grazie. Italia. Sigla di...